Sono entrato sotto le ditte, chiamiamole lavori ausiliari, allora si chiamavano così, nel 75, prima di andare a militare. In casa ho chiesto, ma se mi dai un piatto di minestra io qualche anno tribulo, però poi c'è quella possibilità di entrare nella pipola bagliatica, è un posto buono. Mio papà non era tanto contento. Mio papà era un ex operaio dell'Ilva e gli operai dell'Ilva non vedevano di buon occhio il portuale perché lo vedevano in giro, lo vedevano mattina, pomeriggio, fuori, nei bar, non sapendo veramente la vita del portuale. Perché quello che c'è di bello, veramente, tra tante altre cose, in compagnia, che uno si sceglie un po' dove andare a cadere, no? Per dire, io ho scelto così, per piacere, il tiraggio, lavorare a bordo delle navi. La nave è bella, la nave, poi sei più giovane, viene dall'estero, viene da altri mondi che bene o male non conosci, perciò puoi parlare. Quel bene o male che puoi parlare con un marittimo di un mondo che te non conosci, di realtà che non conosci. Mentre invece tanti miei amici hanno scelto perché il papà o lo zio, qui o là, hanno scelto di andare a fare i camalli in terra. Erano mondi a sé stanti, veramente. Il tiraggio era più dei cittadini, dei savonesi, mentre invece i camalli erano più della periferia, cioè l'Ellera, il Cadibona, il Quigliano, la Valle di Quigliano, sono tutte queste cose qui. Io sono entrato e ero un ragazzino, un ragazzo, 18-20 anni, sei ragazzo, ti trovi con della gente che ha 20-25 anni, poi quando sono entrato ce n'erano anche di quelli che ne avevano parecchi di più, perché allora non c'erano ancora i prepensionamenti e tutto quanto, perciò ti trovavi con quello che aveva fatto il partigiano in Francia, con quello che aveva fatto il partigiano su nelle Langhe, quell'altro del Piemonte, quello nella Valle di Vado, cioè tutta gente che da parte mia, un pochettino di quell'area di sinistra, ti trovavi tu lì. Ci sono veramente attaccato, cioè non li leggo più solo sui libri, hai capito? Sui libri delle. Non dico di storia perché purtroppo a scuola non te le insegnano queste cose, te le parlano così, tic tac, due date, 25 aprile, 8 settembre, mentre invece lì ci lavoravi a contatto e poi eri l'ultimo arrivato, perciò dovevi imparare, loro ti insegnavano. La prima volta te lo dicevano bene, la seconda, poi a terza ti davano anche un calcione al culo se non camminavi e se no. E non urlavi, perché poi ti potevi fare male. Ti insegnavano a. Quello che ti insegnavano tanto era, visto che era lavoro faticoso allora, a eliminare gran parte della fatica. Sicurezza e fatica. Per poter andare il giorno dopo a lavorare, o anche lo stesso giorno. Perciò ti trovavi con sta gente che aveva. Per me è un pathos proprio. C'era gente, che poi sono venuto a saperlo negli ultimi anni, che non ci avresti dato delle nicheline, 50 centesimi di lira, non di euro, non ce l'avresti data. Eppure era uno che anni prima c'aveva una nave, faceva dei viaggi loschi. Comprava le sigarette in Montenegro, le sbarcava qui, prendeva i soldi, andava da un'altra parte, comprava le armi, le portava in Algeria per la guerra di liberazione del popolo algerino. E tu lo vedevi, era nei segnalatori, che era la categoria più. I paria, erano i paria della compagnia, perché erano quelli che si erano fatti male, quelli che avevano avuto dei problemi. Ed erano poi relegati, ma già bene che c'era quel lavoro lì per loro. Allora, adesso non ce ne sarebbe più.
perché adesso sono tutti, il lavoro è talmente cambiato che quasi l'uomo per far segno ce n'è uno su tre gru, perché adesso le gru sono a 15, le cabine ce l'hanno a 15 metri d'altezza. Vedi gli uomini piccoli, ma il segnalatore si mette solo quando c'è la pulizia estiva, che c'è tanta gente, ecco. E tu c'hai una benna da 20 metri cubi che quando la apri diventa grossa come una stanza e non vedi quello che c'è sotto, allora lì ti ci vuole il segnalatore. Allora invece ce ne voleva tanti di più, perché le navi erano su diversi copertini e il gruante non vedeva. Vedeva l'ultimo, se vedeva proprio qualcosa. Allora addirittura a volte ce ne voleva due o tre. Buonanima che è morto in stiva, che è caduto, non lo ricordo, era a copertino di mezzo e sopra c'era ancora un altro suo. Comunque per dire, c'era tutto sto mondo, sta avventura, no?